Allora, salve a tutti. Quello che voglio fare oggi è un'introduzione agli alimentatori switching, quindi agli SMPS, cioè Switch Mode Power Supply. Oggi imparare a conoscere gli alimentatori commutati è molto importante. Infatti, si trovano in quasi tutti i dispositivi elettronici, informatici e di consumo. Ad esempio, li possiamo trovare nei caricatori dei cellulari, nelle lampade LED, in quelle moderne, negli alimentatori per i PC portatili e negli alimentatori per i computer fissi, chiamati anche ATX. A volte li troviamo anche nelle televisioni più piccole o nelle stampanti. Insomma, hanno tanti scopi. Quello che vi voglio fare io con questi video, che comincerò a descrivere in una serie di video, diciamo che è un corso iniziale per imparare a conoscere le basi per la riparazione dei circuiti elettronici. Quindi, cominciamo a descrivere, diciamo, un alimentatore da questa foto che descrive in modo molto semplificato che cos'è un alimentatore switching. C'è un'entrata con un voltaggio, in questo caso in continua, ho eliminato da questa parte il ponte diodi con la parte di rettificazione. Partiamo dal voltaggio in entrata come se fosse un voltaggio in corrente continua. C'è quindi un trasformatore, uno switch, quindi un interruttore. Quindi qui abbiamo la bobina secondaria, poi c'è il diodo, un condensatore di filtro e infine troviamo la carica, che è, diciamo, il dispositivo che voglio alimentare. Immaginiamo che l'interruttore si apre e si chiude con una velocità altissima, quindi apre e chiude, on e off, on e off. A livello del secondario, grazie al trasformatore, vado ad avere un livello di tensione con una piccola variazione rispetto alla tensione prima del trasformatore, e quindi il segnale passa dal primario al secondario a una certa velocità. Il trasformatore, perché applichi un'induzione dalla bobina primaria a quella secondaria, deve avere una variazione di corrente, per cui è l'interruttore qui che è l'elemento essenziale per variare la corrente, passando quindi da una velocità passando quindi velocemente da on a off e viceversa. Quindi se la corrente nella bobina primaria varia, ottengo una corrente indotta nella bobina secondaria e quindi un voltaggio che sarà poi rettificato dal diodo rettificatore e filtrata dal condensatore. Scendiamo a questa immagine qui. Il
Il segnale ottenuto da questa commutazione on-off dall'interruttore è quindi un segnale di tipo ad onda quadrata. Vedi? Che succede nell'alimentatore? Che la frequenza è costante, ma quello che è importante è il tempo in cui l'interruttore sta nello stato on, cioè nello stato aperto. Quindi, se abbiamo una frequenza costante e il periodo sarà costante, in quello stesso periodo può variare il tempo in cui l'interruttore sta aperto. Quindi, più sta aperto, quindi questo tempo sta più alto qui, più l'interruttore qui sta in on, più manda energia al trasformatore, mentre più sta chiuso, come qua sopra. Quindi il T-on qui è più piccolo, il tempo di apertura dell'interruttore qui è più corto, meno energia arriverà al trasformatore. E diciamo che questa è la tecnica, della modulazione PWM, che in inglese si dice Pulse Width Modulation. In pratica, variando il tempo di apertura e chiusura dell'interruttore nella stessa frequenza, diciamo, che è imposta dal circuito di controllo, sarà un integrato, io posso ottenere un voltaggio in uscita più alto. Vedi? Questo è il voltaggio in uscita che è più alto. Se il tempo dell'interruttore è più lungo in stato di on, mentre ottengo un voltaggio più basso in uscita. Se il tempo di apertura dell'interruttore è più basso, è più stretto. Infine, il livello quindi del voltaggio in uscita cambia dipendendo da questa modulazione. Ed è questo il principio fondamentale che sta alla base dell'alimentatore switching. L'elemento, l'interruttore, diciamo, può essere un transistor o un MOSFET di potenza, perché qui si lavora ad alta corrente, quindi c'è bisogno di un MOSFET di potenza, non un semplice interruttore. Quindi gli SMPS, cioè gli Switch Mode Power Supply, sono dei dispositivi che forniscono energia ad un carico elettrico, lavorando ad un'alta frequenza. E ha tipicamente 5 blocchi principali. In questo diagramma blocchi ce n'è più di 5, però quelli essenziali sono 5 e sono la rettificazione e il filtraggio, come si vede in questo blocco qui, c'è il diodo di rettificazione e il condensatore di filtraggio che rettificano e filtrano il segnale in corrente alternata in input, convertendolo in un segnale continuo. Poi c'è come secondo blocco lo switch o chopper. Se trovate questo
termine, chopper, indica, diciamo, lo switch, l'interruttore, che è l'elemento di commutazione, il MOSFET, e questo converte il segnale, che è continuo a questo punto, in un'onda quadra. Poi c'è il terzo blocco, che è il trasformatore, che abbassa il voltaggio al livello richiesto. È sempre un'onda quadra, ma mentre qui è un'onda quadra più alta, con un voltaggio più alto, qui sarà un'onda quadra con un voltaggio più basso. Il quarto blocco è il blocco della rettificazione e filtraggio dell'onda quadra, perché si passa quindi di nuovo da una corrente alternata, anche se onda quadra, ad una corrente continua tramite l'artificazione e il filtraggio. Quindi il segnale d'onda quadra passa in segnale continuo ed è pronto per l'output, è pronto per l'uscita. Alla fine, il quinto e ultimo blocco è il blocco del feedback. È una retroalimentazione che deve mantenere il voltaggio di uscita al valore desiderato. Questi sono, diciamo, i blocchi principali, le fasi che riassumono tutta la logica e il funzionamento di un alimentatore switching. Lo scopo iniziale è alzare la frequenza dei 50 Hz della rete, quella fornita dalla rete in corrente alternata, e per questo prima bisogna convertirla in un segnale continuo attraverso il ponte rettificatore. Quindi nella fase di rettificazione e filtraggio si arriva a una corrente continua. A questo punto bisogna portarlo ad un'alta frequenza, ottenendo un segnale continuo pulsante. Vediamo qui questa forma d'onda pulsante, che poi sarà passato attraverso il trasformatore a un segnale di onda quadra, quindi pulsante, ma più ridotto rispetto a quello dello switch. Forse ho sbagliato, qui non è continuo, ma comincia già ad essere alternato. Perché lo switch che fa, aprendosi e chiudendosi, trasforma questo segnale continuo in alternato. E quindi il segnale sarà di nuovo rettificato e filtrato, ottenendo il segnale continuo finale, ed è quello che si desidera avere per alimentare il dispositivo di consumo, una stampante o qualsiasi cosa, un cellulare. Quindi, diciamo, sono queste fasi. Da corrente alternata si passa a corrente continua, da corrente continua si ripassa a corrente alternata, e da corrente alternata si ripassa a corrente continua. Qui, ritornando alla schermata precedente, volevo
dire due parole su questo circuito di feedback. Praticamente una linea di uscita viene mandata a questa circuiteria di referenza che esamina questa linea, la compara con quello che deve essere il valore ottimale e se è più alto o più basso rispetto a questo valore ottimale, manda un segnale al fotocopiatore, qui chiamato optocoupler, il quale dirà al circuito di controllo, il PWM driver, che di solito è un integrato, un chip integrato, quindi dirà a questo circuito di guidare il transistor, il MOSFET, in modo da ri riottenere il valore ottimale alla fine. Dirà quindi al MOSFET, mantieni il tempo di apertura più alto o più basso. Quindi è qui che avviene il controllo e la modulazione della pulsazione. Il controller, il PWM controller, stabilita una certa frequenza, dirà all'interruttore, al MOSFET, fornisci più energia o fornisci meno energia. E questo in base a quanto detto dalla circuiteria di feedback.